Buongiorno cari adepti civettuoli, proseguiamo con la pillola risorgimentale di ieri, però prima di raccontarvi dove sono sepolti Mameli e Novaro, vi devo dire una cosa che ieri mi è sfuggita. A Torino si conserva ancora oggi il foglio originale su cui Goffredo Mameli scrisse i versi del Canto degli Italiani, quel foglio che venne utilizzato da Novaro all'interno del salotto di Lorenzo Valerio per musicare per la prima volta il Canto degli Italiani, e questo foglio manoscritto si trova conservato nel Museo del Risorgimento all'interno di Palazzo Carignano, perciò mi raccomando andatelo a visitare. Torniamo però alle nostre cose funerarie e quindi parliamo della tomba di Michele Novaro. Michele Novaro, dopo l'Unità d'Italia, si trasferì a vivere di nuovo a Genova e continuò la sua vita come insegnante di canto e di musica. Morì a 67 anni, il 21 ottobre del 1885, e venne sepolto all'interno del cimitero di Staglieno, lo stesso dove si conserva la tomba della venditrice di noccioline che abbiamo raccontato qualche pillola fa. Novaro venne sepolto nella zona del boschetto inferiore, non lontano dalla tomba di Giuseppe Mazzini, e il monumento funebre è stato realizzato grazie a dei soldi messi insieme dai suoi ex allievi, perché Novaro comunque morì praticamente in povertà. Il piccolo monumento, molto semplice, è questo. È stato realizzato dallo scultore Giovanni Battista Cevasco nel 1888 ed è costituito, come vedete, da un piccolo obelisco sormontato da una croce e spicca in particolar modo una ghirlanda all'interno della quale si trova una lira che è simbolo di poesia e di musica. C'è anche una lunga epigrafe che è opera del poeta Arrigo Boito. Più grandioso invece è il monumento funebre di Goffredo Mameli. Bisogna però ricordare anche che Goffredo Mameli ha avuto una fine molto diversa rispetto a quella del suo amico Novaro. Goffredo Mameli morì il 6 luglio del 1849 a causa di una ferita alla gamba sinistra che si procurò durante la difesa della Repubblica Romana. Si dice che questa ferita gli venne inferta da un suo commilitone distratto, altri invece dicono che fu ferito proprio dai nemici francesi. Fatto sta che questa ferita si tramutò in cancrena, venne amputata la gamba a Mameli e però poi subentrò un'infezione che lo portò alla morte. Venne sepolto nel campo Verano, quindi nel cimitero monumentale di Roma, e il monumento però è di molto successivo alla morte, un monumento realizzato nel 1891 dallo scultore Luciano Campisi. Ed eccolo qua. Vedete una parte monumentale in pietra sormontata dalla lupa capitolina. L'iscrizione, l'epitaffio riprende alcune parole di Giuseppe Mazzini e poi la parte marmorea raffigura Goffredo Mameli sul catafalco e avvolto nella bandiera tricolore. Tuttavia questa non è la tomba attuale di Goffredo Mameli, perché i suoi resti sono stati traslati nel 1941 nel mausoleo ossario garibaldino che si trova in cima al colle del Gianicolo. Vi faccio vedere questo mausoleo che è stato progettato dall'architetto Iacobucci. Ed è un mausoleo in tipico stile razionalista. Sotto questo monumento si trova una cripta dove ci sono i resti di Mameli e di tanti altri patrioti. L'idea però di riunire sul Gianicolo i resti dei patrioti risorgimentali fu per primo di Giuseppe Garibaldi negli anni 70 dell'Ottocento. Questa pillola risorgimentale divisa in due parti termina qui e ci troviamo domani con un'altra pillola, chissà di che cosa si parlerà. Ciao a tutti!